Siamo a Moltrasio, un comune vicino a Como, la località è Tosnacco, e siamo in un'area che fino a 2 anni fa era un pezzo di montagna con delle aree comunque incolte. Il comune ha promosso questo intervento, ha trovato nel consorzio abitare lo strumento che poi ha consentito di intercettare la domanda presente in paese e andare a costituire la cooperativa che nella primavera del 2013 ha avviato il lavoro di realizzazione dell'intervento, che in 2 anni hanno consentito oggi di completare gli edifici. L'ambizione di questo progetto di housing sociale qui a Moltrasio era quella di non di costruire degli edifici ma di realizzare un luogo, e l'abbiamo fatto cercando di imitare nel progetto quelli che sono i centri storici anche del lago, dove c'è una complessità di spazi, di percorsi. Un aspetto molto importante di questo intervento che è la sostenibilità ambientale che abbiamo cercato di dare. La classe A che questi edifici hanno non basta a spiegare tutto, nel senso qui il riscaldamento è reso possibile grazie a delle pompe di calore senza gas, in questo caso non hanno gas, ma funzionano attraverso sonde geotermiche che vanno a 120 metri di profondità nel terreno. C'è un campo fotovoltaico, che è quello che qui vedete, di 120 metri quadrati, che permette di minimizzare i costi energetici. Le abitazioni che sono state realizzate sono 20, sono oggi abitate da 20 famiglie, un'età media davvero molto bassa, e sono state assegnate ad un costo che in sostanza è la metà di quello che oggi il mercato di Moltrasio offre. Oggi assegniamo queste abitazioni a 2.000 euro al metro a fronte dei 4.000-4.500 che sono i prezzi correnti.